Oggi sono nell'alloggio di Corso Vittorio Emanuele 174 per mostrarti la fine lavori. Fortunatamente anche questa operazione immobiliare è stata molto veloce perché ho trovato un acquirente prima di terminare la ristrutturazione. Tant'è vero che la colorazione che vedi preparata all'interno dell'alloggio è stata scelta direttamente dalla persona che ha acquistato l'alloggio. Ora faremo un giro e ti mostrerò tutto ciò che abbiamo fatto. Allora, questa è la prima stanza che sarà adibita a camera da letto. Come puoi vedere è stata tutta quanta decorata, abbiamo rasato i muri, abbiamo tinteggiato i radiatori, sono stati installati i doppi vetri su tutti i serramenti e sono stati riverniciati interamente. Ora andiamo a vedere la seconda stanza. Come puoi vedere su tutta la superficie, tranne che per la cucina, abbiamo utilizzato un palchetto in rovere sbiancato. Questa è la zona giorno. Anche qui sostituzione dei doppi vetri, abbiamo verniciato la parte in metallo del balcone, la pavimentazione del balcone qui era già ok, quindi non l'abbiamo toccata. Per quanto riguarda la porta, la signora ha preferito non farla installare, in quanto in questa zona farà zona giorno, quindi abbiamo lasciato aperto. Questa invece è la zona lavanderia che abbiamo ricavato dallo sgabuzzino, eccola qui. Ora non abbiamo la luce, non so se si vedrà molto, comunque qui la signora ha lasciato comunque la tinta bianca, non ha personalizzato con le velature. Ora passiamo alla cucina. Abbiamo fatto pavimentazione, rivestimento, rasatura dei muri, tutto quanto. Abbiamo sostituito anche qui i vetri, inserendo i doppi vetri. Abbiamo cambiato le parti in marmo, quindi davanzali. Questa è la cucina, andiamo a dare un'occhiata anche al balcone esterno. Il balcone lo abbiamo pavimentato in quanto era soltanto in cemento grezzo, abbiamo messo delle piastrelle, abbiamo verniciato la parte in ferro, abbiamo installato la caldaia in quanto prima nel bagno c'era lo scaldabagno elettrico. Ora andiamo a dare un'occhiata anche al bagno. Eccoci qui, questo è il bagno. Inizialmente c'era una vasca qui sulla destra e poi vaso e bidet in fondo. Abbiamo spostato la doccia, l'abbiamo messa in fondo, abbiamo aggiunto il termoarredo, abbiamo fatto tutti i rivestimenti nuovi, sanitari sospesi, lavandino, quindi è stato rifatto completamente tutto quanto. Un ultimo dettaglio, anche la porta blindata non l'abbiamo sostituita, ma abbiamo soltanto verniciato la parte interna in modo da riprendere quello che sono i serramenti che siamo andati ad installare all'interno. Bene, come hai potuto vedere, questa è stata la ristrutturazione. L'operazione si è conclusa con il rogito notarile 2 giorni fa. Mi è piaciuta in particolar modo perché la proprietaria ha avuto modo di poter personalizzare come meglio preferiva la decorazione interna, quindi si è creata un vestito su misura. Come sempre, spero che le informazioni che ho condiviso con te possano esserti d'aiuto in qualche modo nella tua attività di investitore immobiliare. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!